Salve a tutti, ci avviamo, sembra, verso un periodo di recessione. Ci avviamo verso un periodo in cui magari ci saranno delle difficoltà economiche, ma in realtà non per tutti, perché l'economia è un sistema di vasi comunicanti e in realtà non è detto che tutti si trovino nella stessa situazione. Quello che diamo oggi è un coaching. Già in un altro video ho detto che ci sono tre elementi importanti per raggiungere dei risultati e per riuscire a surfare come un surf anche nelle situazioni difficili. Creatività, cioè nuove idee. Perché se uno va sempre nella stessa direzione va a scontrarsi, va a sbattere. È inutile, non c'è possibilità. Personalità, che significa anche la vostra abilità tecnica, tattica, di intervenire, di fare. E terzo punto, resilienza, che in realtà è molto legato alla vostra coscienza di voi stessi. Più voi siete coscienti di voi stessi, in poche parole, più a momenti ve ne importa niente delle cose, perché siete centrati su voi stessi. Quindi in realtà siete già felici così come siete in qualsiasi momento. Ecco, più potete partire a fare cose. Ho fatto il paragone a volte alle arti marziali, perché nelle arti marziali abbiamo una posizione centrale, la persona sta centrale e poi fa il movimento. Ora, nelle arti marziali si torna sempre alla posizione centrale. Analogamente voi dovete essere coscienti di voi stessi. Questo io lo insegno in vari esercizi e in vari training e oggi vi voglio dare qualcosa proprio per aiutarvi a questo punto. Portare l'energia su di voi, centralizzare in voi stessi perché voi siete il punto di partenza, il punto di creazione, il punto dal quale parte tutto. Prendete coscienza di voi stessi. Prendete coscienza a partire dai piedi. Sentite il peso del vostro corpo per terra. Ora cercate per qualche momento di sentire proprio la verticalità, l'energia che scende giù. Inspirate, espirate, questo vi può aiutare ancora di più. Questo esercizio si può fare anche davanti a uno specchio. Inspirate, espirate, sentite il vostro peso. Ora, più fate questo, più vedete che riuscite ad astrarvi un poco dall'esterno, perché rimanete sulle vostre sensazioni interne. Questa è la chiave. Riuscire a sviluppare un referente corporale cinestesico. Perché più sviluppiamo un referente corporale cinestesico all'interno di noi, più ad un certo punto riusciamo ad essere meno dipendenti dai referenti visivi o uditivi che ci arrivano dall'esterno, dai nostri pensieri. Fate questo esercizio spesso. Quando camminate, fate attenzione alla vostra gravità. Mettetevi davanti a uno specchio, come insegno anche in altri video, guardatevi e fissatevi al centro. Cercate ad un certo punto di estrarre da ogni cosa che sapete che esiste attorno, di modo da essere voi, di fronte allo specchio, voi che state vedendo voi stessi. A quel punto pigliate coscienza di voi stessi. Troverete che ogni volta che farete questo tipo di esercizio, meglio senza battere le palpebre, aumenterete la vostra coscienza. Passerete da un'astrazione dall'esterno a un ritornare nell'esterno, ma più centrati. Questa è la chiave, astrarsi e rientrare. Più lavorerete su questa chiave, più sarete capaci di muovervi nel mondo e di partire e di sfruttare le possibilità che ci sono. E quindi per voi ci saranno sempre possibilità. Spero che questo video vi sia stato utile. Sottoscrivete, iscrivetevi cioè al canale, perché io decine d'anni, 20 anni di esperienza e anche più, che porto, anche 30 forse, che porto di conoscenza di queste tecniche, di come operare, come fare, e quindi io cerco di darvi il massimo per dare a voi tutti gli strumenti per riuscire, per fare. Grazie. E al prossimo video vi invito a sottoscrivere al nostro canale, dove mettiamo tutti i giorni dei video nuovi con argomenti inediti, nuovi, interessanti, che vanno dall'ipnosi non verbale al coaching, a tutto quello che può interessarvi. Grazie.